benvenuti alla quarta edizione Memoria in Corto Film Festival, il concorso cinematografico che caratterizza Crema e la porta in tutta Italia, dedicato a giovani filmmaker under 26. Il tema di quest'anno è un tema importante, il tema della natura matrigna e della solidarietà durante il virus inatteso. In concorso c'erano due categorie: la categoria scuola, dedicata alle scuole medie e alle scuole superiori, e la categoria giovani filmmaker under 26. Lo sapete, lavoriamo da 23 anni qui a Crema affinché la comunità cremasca abbia conservato il maggior numero di memorie possibili. Ci piace pensare talvolta che noi facciamo la raccolta della memoria differenziata, raccogliamo fondi, fotografie che altrimenti sarebbero perdute. Siamo dei volontari. Noi ci teniamo, e dico questo, che la comunità ci sia vicina, e ovviamente imprese come queste non possono accadere senza la generosità degli enti, il Comune di Crema e la Regione Lombardia. Perché consentono alle giovani di generazione di coltivare la memoria secondo il loro sguardo e con il loro sguardo, e anche alle mie e alle nostre generazioni vedere la memoria come è raccontata attraverso gli occhi delle nuove generazioni è importantissimo. I giovani oggi sono bravissimi, e occasioni come queste sono proprio l'occasione per coltivare quei talenti e farli conoscere, guardare il mondo attraverso gli occhi delle nuove generazioni, perché serve anche e soprattutto a noi. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Essere consapevoli che anche nel più buio dei giorni, quando l'universo sembra rivoltarsi contro di noi. Diciamo, scrivendo questo cortometraggio abbiamo usato un pretesto di finzione per raccontare tanta verità. Gli ha permesso loro, che sono chiaramente gli abitanti del paese, quindi non sono attori professionisti, di sbloccarsi nel raccontarci poi delle cose che in realtà fanno parte del loro vissuto, quindi una delle zone più importanti della resistenza italiana. Loro ci hanno raccontato alla fine le storie delle loro famiglie, quindi è davvero un piccolo film. Eravamo soltanto noi tre sul set, quindi poi ricevere questo premio tecnico alla regia, in cui eravamo tutti e tre registi, per noi è un piacere ancora più grande in realtà. Questi i principali quartieri della periferia sud-occidentale di Catania. Qui, malgrado il degrado edilizio, economico e sociale, malgrado la carenza di servizi, manca il respiro, ci puoi credere, Requiem. Pronto? Pronto, mi senti? Gadu, già, Gadu, chi è che si? Fate! Oh! Stiamo lavorando! Per cui anche per i ragazzi si passa dall'impeto, sì, buttiamo, cioè facciamo un film, ma è difficile, per poi rivedersi in un'ulteriore fase, la ricerca delle scenografie, dei costumi, del creare il personaggio, tutto quanto. Abbiamo girato un anno fa, nel pieno del Covid, con tutti in tilt, cioè non solo i ragazzi che l'hanno subito più di noi, ma anche noi adulti. Per cui alla fine diventa, rivedersi è sempre bello per loro, perché capiscono che in fondo fare cinema, la bellezza è un qualcosa che normalmente non vediamo. Se non ci impegniamo a vederla, ci sfugge. È stata un'esperienza bellissima, vissuta però in un periodo difficile. Infatti è stato un periodo difficile, soprattutto per i ragazzi, che abbiamo cercato di raccontare a modo nostro in questo corto. E voglio ringraziare tutta la città di Crema, speriamo di venirci qualche volta con i nostri ragazzi. Come possiamo vedere, siamo usciti a rivedere le stelle. Soprattutto dal 2020, però, Memoria in Corto ha veramente una ventata di novità, e di freschezza e di speranza anche.
vedere un film o un cortometraggio in sala non è come vederlo sul divano di casa, quindi dobbiamo tornare al cinema. Uno dei modi per farlo è anche un festival, no? Ricordare quello che è stato 50, 70 anni fa, 80 anni fa, i nostri nonni, i nostri antenati, quello che hanno fatto, quello che hanno dovuto subire o appunto conquistare, è tutto qualcosa che non viene buttato via.